Buongiorno amici, per lo speciale Cannavacciuolo siamo alle Lanterne, ristorante Le Lanterne, siamo nel centro di Roma, ho portato la mia mamma, era una vita che volevo venire, ci ho approfittato, non ho la macchina fotografica quindi spero di poter fare questo video. Adesso entriamo, c'è un ospite con noi, mi è andato a posare la macchina, entriamo. Ciao mamma, saluta, adesso aspettiamo gli altri, le lanterne. Chiamiamo papà. Non l'ho ancora chiamato, mi sa, oggi forse sì, non lo so, non mi ricordo, io sì, io non ce la faccio più. Lei guarda che le estensioni. No, Peccato, non ci ho avuto un sono secondo. Eh beh, tanto... morbide. Come le messe? Ma la Valentina te l'ha messa? Ciao papi. Sto già facendo il video, controlla che va bene. Avevi conosciuto tramite la trasmissione No, Cannavacciuolo. però c'è un pezzino che Allora, guardava proprio un qua. sauté di cozze e vongole. Un'insalata di polpo senza aceto però. Solo il polipo. Senza aceto. Ah, senza aceto. Quello che ci siamo curati. Aspetta che ti passi la penna. Aspetta un secondo. Una orata agli agrumi di Sicilia e un fritto di gamberi No, calamari. io no, Assaggiamo e no, basta. io non voglio proprio poco Ok, poco. per ora basta così. Da bere vuoi un po' di vino tu? Lo porto Acqua. tutto insieme? Sì, tutto insieme, grazie. Aspetta che ti passo la penna. Acqua naturale. Ciao papà. Liscia? Liscia, grazie. Oh, un po' di vino, facciamo? No, no, niente vino, grazie. Ti faccio un po' di pane o una focaccina calda? Sì, grazie. Una focaccina calda? Sì, grazie mille. Sì. Siamo Ok. un ristorante che non è fuori. Già, ma guarda, questa volta già non ho capito come venire. Certo, perché ho fatto vedere alla mamma mentre arrivavamo dove andavamo, cosa era successo, che ha rimandato dietro tutte e ho ordinato le stesse cose che avevo ordinato lui, tra l'altro. In pieno centro, vicino al Quirinale, in fondo a Via Nazionale. Ci sentiamo più tardi che poi devo andare in cucina a chiedere di vedere la quota. Ciao, il porto, ciao ciao. Ciao, papà. Pronto? Cadente, Non sì. so. Allora, ragazzi, abbiamo appena scoperto che il cuoco che avete visto, che vi farò vedere un pezzettino adesso di video qua, l'attacco qua, non era il cuoco del ristorante, era una comparsa. Rimango basita, invece il ragazzo che si vede Marco è in cucina e dopo lo andiamo a salutare. Mamma, fai un commento, saluta, ringrazia i nostri fans di YouTube. No, no, non siamo su Italia 1, parla, è parlante la trasmissione. Ascolta, io non ho visto Te l'ho fatto Cannavacciuolo, vedere in macchina? vabbè, ma non l'ho seguito sistematicamente anche perché non ho molto tempo per Perché guardarlo, invece no, te ho figurati. tempo proprio come... Io Però faccio atto di fiducia di quello che mi piace di prima, che mi ha fatto vedere un pezzettino ed è veramente simpatico. Perfetto, allora la titolare Emilia non c'è, quindi noi torneremo successivamente. Diciamo che i prezzi mi lasciano un attimo basita. Quella che avete visto nel video, provata di agrumi di Sicilia, 17 euro. L'abbiamo ordinata per vedere com'è rispetto a quella che ha preso lo chef, ma tanto non la... Allora, abbiamo gli spruzzatori di vaporizzatore con le bolle di Gardaland. Fritto di gamberi e calamari, che è successo? Sauté di cozze e vongole, orata agli agrumi. Marco, fai un saluto, lui è Marco, l'avete visto? Ciao.
nel video di Cannavacciuolo, che si diceva che la polenta. Ma Emilia non c'è, sta. Vabbè, tanto torniamo noi. Ah, noi torniamo adesso. Perché lei vive in Liguria, no? Allora abbiamo detto, la portiamo, vediamo un attimo com'è, poi torniamo con calma. Sì. Lui è il ragazzo che si lamentava che cioè, la polenta era non buona. Hai visto che diceva? Ho visto, sì. Ok, grazie Marco. È pesto? Sì, pesto è buono. È pesto, facciamo solo quel giornata lì, prima che fare l'intervista, quindi la merce si però ad esempio anche l'orata, no? Con la storia dell'olio era una cazzata, perché si vedeva che era succo, sì, vedeva, sì, cioè non era olio, sì, ma a parte poi comunque... Vabbè, ma è costruito. Sì, era la cultura. Lo sai che ci hanno raccontato tutti gli altri, noi siamo andati a... ci mancava di Roma, della prima sera ci manca solo uno, quello di Boccea. Ah, c'è pure una cosa del San Paolo. Siamo andati. Com'è? Ma si mangia benissimo, si mangia benissimo. Senza possibilità di parcheggiare. Quello del pesce, lo zodiaco, quello si mangia bene, ma malissimo, dico la verità. E, tutti buoni finora, però tutti ci hanno raccontato tutte le cose finite. A uno addirittura che ha detto che gli hanno sporcato la cucina col sugo. Ma pure noi abbiamo fatto. Perché quel giorno lì abbiamo fatto una puntata. Praticamente loro ha detto che lasciati tutti. Tutto cos'è? Lasciati tutto come stai. E poi quindi ha preso schifo. Un video che questo. E ha detto lasciate tutti come stai, poi giorno dopo che schifo, io non lasciate la cucina così. Poi il vedetrice che avete visto? Quello era un errore, quindi usiamo quello l'altro pulito. Che cosa? Il pedatrice. Ah! Quello era un errore. Certo! Sì. No, è in sala di legge. Ecco, bravo. Non la vogliono. Quindi è proprio poi una... mangiano tutte le ore. Cominciano alle 9 del mattino a farci portare. Non c'è l'orario, il pranzo, non è che possono dire preparare la linea, devono sempre avere tutto pronto. Quindi non c'è gusto. Vabbè, pure noi. Cioè, domani mattina li trovo io. Ok, glielo dici che verremo. No, guarda, se faccio il video. Guarda, il video che ho fatto a Piave, a Frascati. Con tanta gente, perché io faccio le dirette. Ok, sì, perfetto. Ho filmato la maschera, tipo cosa siamo mai in mezzo? Cin cin, paravi, 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 paravi. Cos'è? Stiamo andando a casa, devo passare da Piazza Vittorio, Niente, dobbiamo ritornare quando c'è la titolare, è stato molto gentile, praticamente si scopre una retroscena, probabilmente il programma mi denuncerebbe, però si scopre una retroscena del programma. Siamo in pieno centro a Roma. Stiamo andando a prendere la macchina, accompagniamo chi di dovere, dopodiché io rimango basita, tendo a rimanere basita io. E beh, guarda un po', ho capito, allora facciamo, o dopo ragazzi, speriamo che riesco a caricare sto video perché mi dispiacerebbe non poterlo fare, ho fatto col telefono ma è molto pesante. Ragazzi, buonasera, è lo stesso giorno, 29, tanti auguri, mi sono dimenticata tutti Pietro e tutti Paolo, patrono di Roma, patrono anche di Bolgar, il paese di mia nonna. E oggi doppio Cannavacciuolo, non si vedrà, un doppio Cannavacciuolo, perché stiamo portando la mia mamma a mangiare al Piave, dove siamo già stati. Poca batteria ragazzi, però cercherò di fare una ripresa, ma tanto il Piave avete già visto il filmato, quindi non mi dilungherò, anche perché abbiamo già avuto un saggio del posto. A dopo, ciao! Vino. Quanta tendenza c'è, vedi, ecco Gianzano, sta prendendo il fiore. Siamo al Piave.
mondiale fuori. Siamo fuori. E vedi che sole, che sole. Dai, guarda che sole, minchia, spacca le pietre. Un profumo di rose, di garofa, niente. Ah, ma guarda che arriva un'ispezione che comincia a tindare proprio. Cioè, non è cattiveria. Ci vediamo dopo, ragazzi, quando abbiamo ordinato. Cioè, quando abbiamo ci portato i piatti. Ciao. Abbiamo ordinato fiori di zucca e baccalà. Abbiamo ordinato da assaggiare tutti quanti una mezza manica della carbonara, ha detto la Bertolani, e un tonnarello con i galletti, che è un fungo solo che c'è questa stagione, e due secondi da assaggiare, abbacchio alla cacciatora e la coda alla vaccinara, che è tipico piatto romano. Mia mamma la mangiava la cucina romanesca e poi si mangia molto bene, quindi la faccio provare. Andiamo più tardi. Vilma, no? Perché? Comincia a essere stanca. No, mia mamma ha provato da una cena spettacolare. C'è dall'aperitivo. Mia mamma oggi si è drogata con la valeriana, che ride. Oggi le ho dato un preparato galenico di valeriana e me l'ha tenuta iper concentrato. È andata al centro commerciale ed è uscita che sembrava una tossica. Sembrava una tossica, perché lei non prende mai niente, quindi gli ha fatto... Com'è stato drogarsi, mamma? Racconta la tua esperienza. Ma per favore. Racconta la tua esperienza che ti mandiamo in comunità. Mi cacciano. No, ha preso solo la valeriana, però gli ha creato delle distonie neurovegetative. Salvatore, facci un saluto. Che gentile, proprio gentile. È vero? Come hai mangiato, mamma, col Piave? Io, da Dio. Lo consigli questo posto? Ma io ci torno, non è che ma lo tu hai alle persone che stanno vedendo il video, cosa dici di questo? Assolutamente, provatelo se volete mangiare romano tipico, vi sentite a casa. Romani come gentili. Lui è un gentiluomo. Vero? Grazie signora. La signora è splendida, i camerieri favolosi, il cuoco e vai. Lo chef. Fatti da te, sì, rigorosamente. Vado correndo. Rigorosamente tuoi. Ah no, oh. Vale la pena. Ma tenerezza, ha 52 anni che c'è solo cara. E già mia mamma ha fatto una mega. Ecco, andiamo con la signora. Cos'è che hai detto poco fa della signora? Che è splendida, grazie. Quindi... guardate, se venite prima fate un passo fino a Frascati, in questo ristorante Il Piave. Venite a respirare aria buona, aria di Roma, aria romanesca. Grazie. Ci vuoi un saluto? Vieni qua, Fabri. Buonasera. Come hai mangiato? L'hai presentato prima. Come hai mangiato, mamma? Ho mangiato da Dio, guardi. No, non si fa. Me l'ha regalata mia figlia, gliela regalo per ringraziarla. Dovete tenere per seccare per ricordo, però. Sicuramente la metto lì, così penso io. Grazie. Bravo, poi noi siamo legati all'ambiente della cucina perché mio fratello ha 25 anni e fa poco in avanti.